Continuiamo a parlare degli elementi che compongono il nostro sistema aereo. Lo facciamo con i carrelli. Ce ne sono di vario genere: carrello doppio, carrello singolo e carrelli portacavo. Iniziamo a parlare del carrello doppio. A cosa serve il nostro carrello doppio? Serve a far scorrere nella rotaia un'altra rotaia montata in trasversale, che in questo caso chiameremo traversa, sulla quale poi scorrerà un altro tipo di carrello, quello singolo, al quale saranno agganciati i flash o i fari. Il carrello doppio è formato da uno spinotto che è in grado di far girare perfettamente i due carrelli così uniti. Ha inoltre una frizione che serve a bloccare il movimento del carrello quando noi non lo sollecitiamo appunto nel movimento. Possiede anche un bullone per serraggio che serve a bloccare la traversa che andremo a inserire nella sezione sottostante per far sì che il carrello si muova sulla rotaia e consenta il movimento in trasversale della traversa che ci andremo a montare conseguentemente. In questo modo. Ecco, sotto la traversa del carrello doppio andremo a inserire il carrello singolo. Sul carrello singolo può essere posizionato un pantografo . Un braccio telescopico a caduta o una semplice prolunga telescopica per la sospensione di flash o fari a luce continua. Di queste attrezzature naturalmente parleremo in una prossima lezione. Il carrello rotante portacavo invece serve per agevolare lo scorrimento del cavo elettrico che fornisce alimentazione alle apparecchiature che andremo a sospendere sul nostro sistema aereo. Bisogna però prestare un po' di attenzione al posizionamento di questi carrellini, che devono seguire il movimento del carrello singolo e non intralciarne lo scorrimento. Quindi devono essere collocati dopo il carrello singolo nel verso del percorso da compiere per saltare dalla traversa al binario verso la presa di alimentazione. Il cavo di alimentazione va fissato in modo da formare in aria una sinusoide, i cui vertici superiori saranno fissati ai carrelli rotanti portacavo. Abbiamo quindi parlato del carrello doppio che serve ad agganciare la traversa alla rotaia, del carrello singolo che serve per agganciare un pantografo o un'asta telescopica e del carrello rotante portacavo per far scorrere agevolmente il cavo di alimentazione delle apparecchiature su tutto il sistema aereo.